In questo secondo video tutorial dedicato a Garmin Basecamp vediamo come è possibile prendere delle porzioni di tracce diverse e unirle per creare una traccia nuova. In questo caso, ad esempio, dopo aver studiato l'orografia del luogo, decidiamo che vogliamo sfruttare questa porzione della traccia blu per salire e questa porzione invece della traccia viola per scendere. Quel che dobbiamo fare è dividere la traccia blu e la traccia viola in corrispondenza del punto in cui si intersecano. Quindi prendiamo la traccia blu, selezioniamo il punto in cui vogliamo operare il taglio, quindi tasto destro, dividi traccia in corrispondenza del punto. Vedete che la traccia blu è stata divisa in due parti. Una conserva il nome originale, quindi finale blu, e l'altra invece si chiamerà finale blu 001. Stessa cosa facciamo sulla traccia viola. Quindi selezioniamo la traccia viola, selezioniamo il punto dove vogliamo operare il taglio e diciamo dividi traccia in corrispondenza del punto. Anche in questo caso vedete che la traccia è stata divisa in due segmenti, 1 e 2. Uno conserva il nome originale, finale fucsia, e l'altro è finale fucsia 01. Quello che noi dobbiamo fare a questo punto è unire finale blu con finale fucsia 01. Quindi li selezioniamo, tasto destro, unisci tracce. Qua lui ci chiederà quale nome utilizzare, in questo caso possiamo usare finale blu. A questo punto ci chiede se eliminare le tracce originali, noi le eliminiamo ed ecco ottenuta la nostra traccia che si chiama finale blu 02. Finale blu 01 e finale fucsia possiamo eliminarle e quella che otteniamo è la nostra nuova traccia finale blu 02.